Il 27 gennaio del 2007 iniziava la demolizione del quartiere del blocco Ticosa, dei vecchi capannoni della Ticosa. Bene, allora ci dissero che da lì a poco sarebbe sorto, nel giro di 2-3 anni, sarebbe sorto il nuovo quartiere che sarebbe stato un modello di riferimento urbanistico. Bene, ovvio che oggi, che è il 25 febbraio del 2012, questo quartiere non è sorto. Non è sorto perché? Sfortune o espresse volontà? Vediamo alcuni dati. Il 26 luglio del 2010 il Consiglio Comunale, con una votazione che mi vide contrario perché era ignobile quel progetto, approvò una variante al progetto urbanistico, ed era il 26 luglio. L'iter, quindi una cosa assolutamente burocratica, che non ha nulla a che vedere con la volontà politica del Consiglio, che quella sera deliberò e disse il quartiere Ticosa deve essere così. L'iter, proprio l'amministrazione, gli uffici, non l'hanno ancora concluso, misteriosamente. Considerate che il 26 luglio si vota, va bene, la Ticosa deve essere così. Dopo circa un anno non era ancora stata nemmeno affissa all'albo pretorio la delibera, che è un atto semplice. Voti la sera, la mattina la affiggi e dopo 30 giorni la delibera diventa valida e si può iniziare a costruire. No, non è stata affissa. Dopo un anno l'hanno fatto. E allora, quando affisso, tutti contenti, diciamo, finalmente la procedura e l'iter sono stati conclusi. No, non ancora. Gli interessati, cioè i cittadini che dovranno poi convivere con questo quartiere, non hanno ancora avuto l'opportunità di fare delle osservazioni, e questo è un passaggio che l'iter della legge prevede, cioè i cittadini devono potersi esprimere. Detto questo, a loro non è ancora stata concessa perché il segretario generale evidentemente non ha iniziato la pratica di pubblicazione. Ma io mi chiedo, e chiedo anche a voi, ma di chi è interesse far sì che questo iter non si concluda? Bene, questa cosa la chiederò lunedì prossimo in consiglio comunale al sindaco. Comunque, quello che ho scoperto oggi e che mi lascia totalmente indignato è che per un aspetto procedurale ancora oggi l'iter della Ticosa non è concluso. Questa non è sfortuna. Qua sotto c'è qualcosa. Da lunedì cercheremo di scoprirlo. Grazie.